partigiani ero vestiti un po' in borghese, così un po' di tutto. Qualcuno aveva un pastrano anche dell'esercito, un po' di tutto in poche parole, un po' straccioni insomma erano, perché poi non c'era una grande organizzazione, erano i primi, perché, che hanno fatto dei combattimenti già nel Modenese e nel Reggiano, già qualche presidio l'avevano già disarmato, però non è che avessero la scorta di indumenti e di magazzini, non avevano né viveri, insomma. Quello che avevano sulle spalle. No, divise no, magari uno poteva avere calzone, una giacca da militare e un'altra, io per esempio ero borghese quando sono andato su, come adesso avevo un giacchettone nero che mi aveva fatto mia sorella, però c'era solo uno, l'ho lasciato in una stalla, non l'ho più ripresa, tanto perché non andava bene, c'era la neve, mi se ne è andato a 1 chilometro di distanza, in poche parole l'ho lasciato lì. Nome di battaglia e basta. Se poi i nomi venivano raccolti, il nome vero, poi portati a Cor Carpineti, che c'era il nostro compagno che li teneva nascoste nel monte Fosola. Quelli sono tutti i nomi della nostra brigata, successivamente, della 26ª brigata comandata da Luigi, e i nomi li conservava lui. Che lui era vietato anche, lui e sua moglie, di scoprirsi un po' troppo, perché poi lui aveva questo deposito, chi vi rinuncia li aveva lui, io mi chiamavo Tony, ma aveva tutta la mia non biografia, ma nome e cognome, la residenza, eccetera. Se andavo in mano ai tedeschi era un disastro. Aveva fatto una grotta, cioè, ho trovato una grotta, il Monte Fosso li ha nascosti lì dentro, che nessuno l'ha scoperto, insomma. Perché tu ti chiamavi Tony? Ma niente, chiedevo, che nome ti vuoi dare? Mettete il nome che vi pare, ma va sempre bene. Va bene Tony? Sì, va bene Tony, io tutto lì. Quanti hanno messo dei nomi di Cianlupo, Polvere, insomma così, sono tutti buoni. Magari il nome della fidanzata, alcune. Un mio amico aveva la fidanzata, si chiamava Leda, e lui si chiamava Ledo, un nome di battaglia, anche così insomma.